Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Vita Buttata. Stiamo forse parlando della puntata più attesa di sempre. Qualcuno di voi l'avrà capito? Sto parlando di regali di m***a. Questa puntata è stata sponsorizzata da NauTV, che tra parentesi ringrazio perché sono proprio realtà come queste che mi permettono anche di trasformare Vita Buttata in un qualcosa di sostenibile. Io non so aprire i pacchi. Ah, è un pacco con un altro pacco. Questa stick mi è stata regalata da NauTV, che penso si sia fatta impietosire dai regali orribili che ho ricevuto l'anno scorso per la maggior parte dai miei parenti, quindi grazie mille. Tra parentesi, mi hanno pure dato un'idea su cosa regalare quest'anno a un po' di amici malati di serie TV che conosco, tra cui Matteo Bruno. Salve. Matteo, tieni, Grazie. te la regalo. Posso chiederti di apprezzare questa decorazione natalizia che abbiamo fatto proprio per l'occasione? È bellissima. Ma in camera è bellissima. Bellissima mai. Quello che propongo io adesso è di smettere di parlare di bei regali e di tuffarci Nei regali. proprio a capofitto nel pozzo nero del cattivo I gusto. regali bellissimi. Hai No, perché? detto cattivo gusto. Ma io devo farlo È davvero? Natale. Sì, a lui va bene. A me fa molto ridere di questo cappello che la faccia poi è compressa in un piccolo cerchio. Che dire? Partiamo subito. Non sai proprio farlo, eh. Il problema di mia madre è che ogni Natale mi regala tipo le ciabatte, le pantofole, o il pigiama, i guanti, l'accappatoio. La volta che si è superata è quando ha risolto il problema regalo sia per me che per mio fratello e ci ha regalato il telecomando universale per la televisione della camera. C'è una sottotrama che non stiamo considerando. Lui intanto sta svaligiando un appartamento. Si sente. Perché? Senta, Non togliermi quanto mi piaccia, ragazzi, non hai più sangue nel cervello. Forse levalo Con le mie sopracciglia stanno venendo abbassate contro la mia volontà. Quale vuoi? Io ci ho provato a darti quello più bello, ma tu proprio non vuoi. Andiamo avanti. Vabbè, quindi Federico svuota appartamento. No, no, non sapete l'immagine che c'è. Mi ha regalato non una classica bambola di porcellana, ma un clown di porcellana che tuttora sta lì vicino al mio letto e mi fissa tutte le notti. Spostalo, brucialo, davanti al aspetta, letto. ora è il messaggio del clown. Ciao, è morta. Mi sono perso. Non sai proprio usare l'informatica. A lei. Ciao Gu, non ti mando un vocale solo perché sono senza voce per l'influenza. Negli anni ho avuto una quantità esagerata di brutti regali che non mi meritavo, ma credo che il podio sia decisamente da dare a questi due. Ah, una bottiglia di Vabbè, vino. Vabbè, questo però. lo sai che adesso mo. Quella Male. lampada pesa su 2,5 kg. Quindi è stata riempita di odio. E poi sopra ci hanno messo una lampadina. Non serve la presa, basta l'odio, capito? Fa luce l'odio. E questo è Non sono mai stato in Calabria, la Calabria. Una Ah! vacanza indimenticabile! Quello che vedi in foto è il regalo di Natale più m***a che abbia mai ricevuto nella mia vita. Ma lo smalto lui! Dalla foto sembra un Che candido tenero peluche, boss. quando in realtà perdeva peli. Mi ha perso anche un occhio, cioè io c'avevo l'orso che praticamente era sguercio, senza un occhio. E poi non era manco morbido, era fatto di plastica dura. Ti sei reso conto che questa è la tua faccia con quel cappello di prima? Ciao Gu, allora come puoi vedere dalla foto, il regalo di m*** che ho ricevuto nella mia vita è stato questa specie di gnomo. C'è un altro messaggio. Scusa. Praticamente la cugina di mia madre ha deciso che per Natale voleva regalarmi questo gnomo che dalla foto non so se si capisce, ma è alto circa mezzo metro con tutto il cappello allungato e se tu gli alzavi il cappello aveva tutta la faccia completa sotto, non era solo quello che vedi dalla foto. E dicendo che portava fortuna, una cosa di queste. Grazie a Dio il mio cane nel giro di poche settimane l'ha sbranato, distrutto e così ho avuto la scusa per buttarlo perché era inquietante. Allora, ciao. Non ce la faccio più a fingere di essere una ragazza, sono un gnomo. Adriano Santucci. Matteo Bruno, Matteo Bruno, Matteo Bruno, Matteo Bruno, Matteo Bruno. Si è fatto da solo un regalo di m***a.
Si è comprato su Amazon un massaggiatore per i piedi elettrico. E io ho immaginato questa scena di lui seduto al suo tavolo che lavora e intanto sotto si sente i fanno motori la pasta. Che... Immagino che raccoglie questo succo di piedi. Oddio! Spremuta di calli. Che poi i piedi delle signore, avete mai fatto caso che hanno in realtà l'alluce in mezzo? Cioè, quando... quando loro hanno... Avete presente le scarpe col buco? Le scarpe col buco, che il buco è in mezzo, esce sempre l'alluce. Come ci arriva? Tra l'altro, se tu sposti il buco, esce comunque l'alluce. Anche se lo metti sul tallone. Ciao Gu, scusami ma sono le 2 di notte quindi devo sussurrare. Ma non è vero. Per il tema regali di... Scusami! Dormono tutti a casa, parlerò piano! Allora, il regalo più brutto l'ha ricevuto mia madre quando il suo compleanno di quest'anno è ricevuto da mia nonna. Un bellissimo impregiato, tipo scatolina per metterci le cose. La nonna proprio ha detto che era... Dobbiamo lasciarti qui, scusa! In realtà quella scatola l'aveva regalata mia nonna e l'aveva fatta lei. Quindi penso che tutte le cose di valore che ho ricevuto da mia nonna non siano proprio di valore. Sei sicura? Guarda che è l'ultima occasione. Te lo dico, è l'ultima occasione. Ecco, mi sono ricordato, era un portagioielli, tipo una scatola, perché mia mamma faceva queste cose con i tovaglioli, tipo faceva i vasi. Mettili per lei i tovaglioli, stiamo scappando. I diventavano anche carini. Eccolo, eccolo, aspetta. Arnese agricolo. Arnese, eccolo. Ti dico solo che abito in un appartamento e non ho il giardino. È il nano dal giardino senza giardino, è proprio un po' comodo, lo metti davanti alla porta. E la chiudi? Ci sono persone che vanno nelle case di altre persone, prendono i nani dal giardino e li liberano nel bosco. I ladri? Perché no, li liberano nel bosco. Un regalo di è stato questo cerchietto verde decorato con un filo di foglie e una pera. Me l'hanno regalato i miei amici. Imbarazzante. Bravissimo, bel regalo. Il periodo dell'anno con il maggior numero di suicidi. Oh, zio. Ma tu cosa vuoi da noi? Per Natale mia nonna ha deciso di regalarmi un intimo in pizzo rosso quando avevo l'età di 12-11 anni. Te deve sistemare, nipotina, ecco qua un completo per trovare marito. Ecco, mettilo, indossalo. Vedi figlia a 12 anni. No, ma nonna, guarda per i patetica. Per i patetica. Ciao Gu, allora il regalo più di che io abbia mai ricevuto mi è stato fatto dal mio ex ragazzo, che l'anno scorso per Natale mi ha regalato un volo aereo per Barcellona. Peccato che questo viaggio era stato fatto per andare a trovare la sua ex ragazza che studia lì, da cui siamo stati ospiti per la settimana del nostro viaggio, con cui poi si è rimesso dopo avermi lasciato appena ritornato in Italia. Ma gli hai fatto almeno una fiancata della macchina? Gli hai dato fuoco a qualcosa? Con l'aereo gliel'ha fatto. Ammazza. Boh, è un insieme di conetti. In realtà questo te lo sto mandando perché vorrei che mi aiutassi a capire esattamente che cos'è. Che cosa le hanno regalato? Ma che cos'è? Ragazzi, che cos'è secondo voi? Che cos'è secondo voi? Un'avventura. Aspetta! È dell'incenso. Sono due. Sono tre. È dell'incenso! È vero! È della punta, gli dai fuoco. È vero! Si fa col quarto incenso. Bravo! Oh Madonna! Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io ti ringrazio Matteo per aver preso parte a questa follia. È sempre un piacere. Ringrazio anche NauTV con la sua stick per avermi dato la possibilità di creare questa follia. Ringrazio voi che mi avete mandato dei messaggi e ringrazio me di esistere. Ah, però umile come finale. Mi piace. Adesso andiamo via. Ciao.